Dopo i dati che mettono in rapporto l'aumento di tumori in età pediatrica con l'inquinamento ambientale, arriva un'altra conferma del legame micidiale tra terre avvelenate e cancro. Siamo nella Terra dei Fuochi, in Campania, una zona tristemente nota per lo sversamento nel terreno di rifiuti tossici. Qui un gruppo di ricercatori italiani ha trovato una nuova conferma, l'ennesima, alla correlazione tra la devastazione all'ambiente causata dall'uomo e lo sviluppo di tumori nella popolazione locale. I risultati sono contenuti in uno studio pubblicato sul Journal of Cellular Physiology. Le osservazioni hanno confermato che nel sangue dei pazienti oncologici provenienti da queste terre si trova una percentuale di metalli tossici del tutto fuori norma. Queste sostanze si sa che messe a contatto con qualsiasi forma di vita le trasformano. Le trasformano ed sono associate a patologie tumorali. E non è un lavoro che abbiamo fatto noi, ma è una letteratura scientifica mondiale ha dimostrato questo. Cadmio, mercurio, arsenico, piombo, i dati dicono che questi veleni sversati per anni nella Terra dei Fuochi hanno inquinato l'organismo di chi ha un cancro al seno, tumori al cervello, ai polmoni, al fegato, leucemie. Patologie diffuse soprattutto nel comune di Giugliano, con cifre superiori alla intera regione Campania, che chiedono un intervento immediato. Per salvaguardare la vita di milioni di persone che abitano in quelle zone, di iniziare un programma di biomonitoraggio serio ed efficace che porta a prevenire queste patologie. E ancora di più noi dobbiamo eliminare quel danno che queste sostanze hanno creato nell'acqua, nell'aria e nella terra di quelle splendide zone.